È tornato il mio cane in questi giorni, sta qua con me. Oh no, Nelly. E ora lei, poverina, deve fare colazione, quindi andiamo a mangiare. Nelly, andiamo a mangiare. Aia, spacco tutto. Croccantini. Seduta. Uno, due, ma che brava che sei, ma che brava che sei. Mangia. Mi preparo, devo fare una passeggiata in centro, andare a fare le foto ai mercatini. Poi ho il video musicale e tutte belle cose, dai. Devo ancora editare il video di ieri che farò ora. Prima volta che sono così in ritardo, accidenti, non sono riuscito, sai, col lavoro. Dalle stagioni, che viene fatta annualmente, la forestale concede delle autorizzazioni per potare il sottobosco. Questa fettina di pane di Matera, che è tipo buonissima. Decisamente meglio di quello che mangio io di solito. Cioè, di quello che faccio io di solito. Perfetto, allora adesso devo fare delle foto a tutti gli stand con le persone che mangiano e quant'altro. Questo se prendi un cavallolino lì, o se te lo do io, passaggio. Stiamo andando a fare il video musicale alla Nasti. È una bellissima giornata oggi, o no, Kate? Meravigliosa, sì. L'impianto adesso che è primavera, così i bulbi. Oddio. Ma questo è il concept un po'. Adoro, adoro. Attenzione, attenzione. Non si cambia mai vestiti da settimane. I love Sicily. Allora, bene, io ho il proiettore. Allora, ragazze, com'è la vita col cespuglio in testa, con la cuffia? Era fantastica. Mi sentivo così nel fantastica. grembo di mia madre. Fantastica. 2024 giugno 2025. Lifting, Botox, tutto insieme. Tutto, tutto insieme. Tu sei un po' un pirata. Vero? Okay, col È vero. piercing, Che questo quando vai in effettivamente. barca aveva. Anche lei in barca. Lei in banca aveva. Falla simpatica, falla simpatica. Solo. In realtà dovrebbe metterci Come massimo sta andando 10 minuti. secondo i piani il video per ora? Sì, solo. Sempre stressante al guarda. La Nasti stressata, è una cosa che non avevo mai Ragazzi. sentito prima. Dici. Ho fatto la ripresa, quella dell'altra volta dall'alto, stavolta con delle ballerine e tutte avevano ovviamente il cappuccio in testa. Bravissime, bellissime, Bravissime, tutti. bellissime, tutti quanti, tutti bravi, tutti belli. Adesso la Nasti sta scaricando un programma, Premiere, che sarà disinstallata. E proviamo a modificare una clip che poi dobbiamo collegare al proiettore e fare l'ultima ripresa nel proiettore nella stanza di là al buio. Quindi aspettiamo questo e poi qua ci siamo e andiamo a fare. Vabbè.
Ok, perfetto. Dietro le quinte. Ce l'abbiamo, aspetta. Dietro le quinte. Ma se tipo io facessi una ripresa. Aspetta. Nasti, guarda qua. Così questa. Sarà scaricato. Allora, miei cari followers, bravissimi. Va bene. Brave. Video finito, adesso andiamo nei campi. No, dove andiamo? Andiamo a fare ape, ma nessuno ci dice dove vuole andare. Beh, anzi, lo decido io. Esatto. Dio santo. Scrivi nel gruppo, arrabbiata. Vai, andiamo al porcellino. E quindi nulla, ieri ci siamo beccati tutti e tre insieme. Anzi, l'ho beccato l'altro giorno. Ok. ottimo. Siamo arrivati finalmente, e qua questa è la situa, questo è il panorama. Il globe del vlog. si fa. Top o no, Giulione? Sì, è top, è top. Giornata si svolta. Esatto, sì. Sì, infatti. Ho una felpetta. Speriamo non faccia troppo freddo dopo. No, mi sembra più, è più per la giacca che a te. Siamo al Porcellino, che è un nuovo locale. E di un butel della Maraia, no, non lo so. Beh, che se chiedi a Rocco se ha una felpa te la dà, eh. Oh, la Bea, se è partita, c'è una felpa in più. Che è sulle Torricelle, qua a Verona. Arrivarci dietro la baita, alla fine. Baita, boh. Allora, abbiamo Verona, famosa Alter Ego, che è là dietro, e poi qua il Porcellino. No, quelli che mi hai inviato, zia. Ragazzi, questa è la vita, questo è il posto. Di cosa avete voglia? Scegliere un menù. Voi cosa avreste scelto? Vediamo se si vede qualcosa. Se fosse una caraffa di Aperol, mi andrebbe? O di Campari? Sì, a me va bene. Va bene. Ok. Che bella caraffina qua, beh, stra figo, come per i matrimoni questo. È un po' campagnolo anche, quindi è figo. Sì. Io che stavo per fare un video dove commentavo il Campari. Mi sono arrestato. Entrato in casa proprio. Beh, a me è successo due settimane fa. Beh, c'era fuori, direi. È successo due settimane fa, ero al... come si chiama? Al campus. Ero lì con degli amici, a un certo punto arriva uno. E inizia un po' a scherzare con noi, così un po' a spingere, mm-hmm. Così non nessuno conosceva. E mi fa, scusate, però è la prima volta che mi sbronzo, sono stato in mi hanno appena rilasciato due settimane anni. Fa da Montorio, mi sono fatto il mio tempo. E l'hanno beccato che tipo con tot chili di roba e si è fatto tot anni a Montorio. Ed è appena uscito e va a sbronzarsi e becca noi. Ottimo. Così. Nove amici. Ed eravamo, cioè quando ci aveva detto, cioè è brutto avere pregiudizi così, però appena uno, un butel così ti dice sono stato in carcere così, sia un po'. Sì. Ma sì. Per cosa? Esatto. Spaccio. Ma per cosa? Ah, vai, dai, tranco allora. Tipo, è successo quello. Bella Dio, ragazzi. Sì, il Porcellino. Okay. Mi raccomando. Mi raccomando, venite numerosi, eh. Vale la pena. Vale la pena. 5 scatti che tagli, ti prendi. Vale la pena. Cazzo. No, però. Cazzo, anche il Nepal ci starebbe. Quindi vedi, io sono lì che cucino, faccio le mie robe, questa mi segue, poi ho un microfono wireless che mi sente. Ma questa è una figata, non la sapevo, non siamo abituati. È bellina. Certo. Infatti non faccio un cazzo, dentro. Io l'appoggio lì sul mobile e faccio le mie robe. Ma che figata è! Bro. Veramente tipo a un metro da rinoceronti. Bro. Technology. La view. Tokyo così, 40 Ragazzi, comunque tra poco si scende, mi mangio, mi sa una pizzetta, un kebab
e poi si va a zona U in centro, ci spacchiamo. No, mi dissocio.